Passano quattro elefanti, ne metti uno. È una bella idea. Sì, sì, sì. Poi, scusa che mando un messaggio. Sì. Greg e Lillo. Aspetta che tu... sì. Ciao, ciao, complimenti, grazie. Piacere. Grazie, piacere. Grazie, grazie. Scusate, vi posso disturbare solo un minuto? Ma certo, sì, sì, certo. Ok. Mamma, grazie tante. Allora, scusate il disturbo, eh. Prego, prego. Scusate, grazie. Prego. Ciao. È tuo. Grazie. Scusate ancora per il disturbo, eh. Prego, prego, prego. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Dicevamo, mi compassano quattro le patti e dei leoni. Però gli uni li sono diventati una città. Adie. Adiego, te vuoi muove che c'è parte il treno? Ah sì, scusa, mi ero bambolato a guardare il posto. Dovevo andarci a Parigi, dice che bella. Sta perde tempo, sta perde. Bardozzi? De Marchis! Liceo Virgilio? No, non ci posso credere! Ma, ma quant'è che non ci posso credere? Liceo Virgilio, no? Sì! Mamma mia! Ma non so, più di 10 anni! Ma di più per forza! Ma è incredibile! Ma lo sai che sei proprio in forma? Ma pure te! Ma veramente? Ma sempre bella, sempre! Ma che, queste cose assurde che ti incontri! Mia. Veramente! Cosa fai qua? No, dico, cosa fai qua? Qua? Faccio teatro. Teatro? Teatro. Sì, no. Ma dai. Sì, faccio l'attrice. Ma non ci sono teatri qua? No, qua no, infatti no, qua. È che giù facciamo le prove. E allora io mi volevo prendere un caffè e sono venuta... Ma non ci sono bar qua? Appunto, dicevo, non ci stanno bar. E camminavo giù, mi sa che giù. E te? Cosa? No, dico, che fai tu qui, scusa? Ah no, sto aspettando degli amici che andiamo a una festa di carnevale, così siamo un po'... Carnevale non è periodo di carnevale. No, dico festa nel senso carnevale perché è una festa in maschera. Ah, ma qui? No, qui non ci sono. Cioè, andiamo da dei nostri amici, ci troviamo tutti qua, poi non so neanche dove sono, sinceramente. Ah, cioè ti passano a prendere sì, qui? Cioè, andiamo. Ho detto che andavo a prendere caffè. Ma senti, ma tu però eri adattissima a fare l'attrice. Vero? Ma fin da proprio da piccola, te ti ricordi? No, eri sempre proprio sui banchi, molto... Insomma, sì. Ma poi ti ho detto, se io faccio spettacoli al... Dai, ti vengo a vedere. Sì, dei teatri. Oh, quanto prendi? 70 euro. E te? Io 50. Vabbè, saliti tutte e due, va. E
fai l'attrice. Sì, ma sì, guarda. La mia è proprio una passione. Brava, fin brava. Da piccola. E tu invece vai alle feste? Sì, ma guarda. Oreste, ciao. Benvenuto, Carmine. Sì. Accomodati. Sì. Accomodati costì sul divano. Costì, sì, mi accomodo costì. Ti preparo un cocktail. Vuoi? Guarda, veramente vado un po' di fretta perché sono passato giusto perché ti ho sentito strano al telefono. Allora ho pensato, fammi andare a sentire che combina Oreste. Ti preparo un cocktail. Vuoi? Va bene. Preparo un cocktail. Così mi hai sentito strano al telefono. Non eri proprio strano, eri cupo, un po' cupo. La voce cupa c'avevi, sì. Cupa? Cupo. Più cupo che strano. Quanto più cupo che strano? Guarda, volendo fare una percentuale, diciamo 70% cubo e 30% strano. Ecco il cocktail. Tienine. Bevine. Suggine. Sì, lo bevo, insomma, bevo. Ah! Dimenticavo. Tieni. L'ho preso apposta per te. Questo? Sì, è tuo. È mio. Grazie. Prego. Posalo qui. Sì. Dentro il vaso. Sì. Sta bene nel vaso, eh? Semmai lo prendo dopo quando vado via. Quando? Dico quando vado via lo prendo. No. No. Sta bene qui. Ah. Nel suo vaso. Per mio. Sì. Per mio, infatti. Così mi avresti trovato cupo. E sì. Cosa avresti intravisto di così cupo in me? La voce, era strana, che tu sei sempre solare, tutto contento della tua famiglia, appunto, una bella famiglia, una bella casa. Un buon lavoro. Una bella moglie. Ah, bella! Sicché tu trovi che Marta sia bella. Marta è molto bella, elegante, una signora. Una signora, giusto. Essendo sposata con me lo è sì, una signora, almeno legalmente, ma lo è. Ma scusa, mi dici esattamente? Sì. Cominciamo dal principio. Vuoi? Dal principio, sì. Carmine! Tu hai mai pensato a me come a un possibile assassino? Ma che dici? No. No, ovviamente no. No, sono troppo posato, troppo calmo, troppo rilassato. Sto oggi un po' cupo, ero sempre. E neanche per gelosia. Gelosia? Perché gelosia? Lo hai detto tu. Ho una bella moglie. Ma bella? È un tipo, pure Mora. Perché Mora non è bello? Beh, solitamente quando si dice bella si intende alta, bionda. Marta è alta. Ma è Mora. Andiamo avanti. Andiamo avanti, sì. Anzi no, indietro. Meglio indietro. Indietro, fino a quel giorno in cui conobbi un ragazzo. Un ragazzo brillante, simpatico, estroverso. Un ragazzo sempre con la battuta pronta, pieno di verve e brio. Ero così contento di averlo conosciuto perché sentivo di potermici confidare. Beh, una bella cosa. Non mi interrompere! Marta lo conobbe e ne fu entusiasta quanto me. O forse sarebbe meglio dire più di me. Vabbè dai, sai come fanno le mogli certe volte, no? Magari uno gli sta un sacco antipatico e loro fanno credere il contrario. Le conosco bene le mogli. Bene? No, l'ho letto. No, Marta era letteralmente entusiasta di questo ragazzo. Come lui del resto lo era di Marta. Come è bella, soleva ripetere. È bellissima. Dai, forza, Marta non è bellissima. Su Marta innanzitutto ha le tette che sono troppo sotto. Cioè, ce l'ha proprio grande. Cioè, poi è il vitino,
gambe lunghe, caviglia fine, mora, occhi verdi, non è granché, dai, su. A lui piaceva. So gusti. Piaceva così tanto che da quel giorno ha cominciato a venire spesso a casa mia. Molto spesso. Spessissimo. Anche quando io non c'ero. Che magari pensava che c'eri e invece non c'eri, ecco. Io pensavo di aver trovato un amico e invece avevo snidato una serpe. E questo mi ha fatto pensare. E cosa ho pensato? Che hai pensato? Ho pensato se era giusto o no. Ed era giusto? No. 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 Non lo era. Non era giusto, no. E ho pensato che non me lo meritavo. Meritavi? E allora, cosa ho fatto? Che ha fatto? Ho invitato di nuovo questo mio amico a casa e l'ho fatto accomodare costì sul divano. Dopodiché gli ho preparato un cocktail. Sì, un cocktail a base di cianuro. E ho ancora davanti agli occhi quell'espressione e sento ancora nelle orecchie le sue grida. È successo 2 anni fa e il rimorso mi... Che stai facendo? Sono scivolato. Scivolato sul tappeto? È persiano questo? Credo. È perché sono scivolosi i tappeti persiani, proprio... Sono belli, eh? Però si scivola che... non è bella Marta, no? E insomma... Ho pensato bene di raccontartene. Hai fatto benissimo. Io adesso ti saluto. Ciao bello, grazie di tutto. Veramente stavo benissimo. Devo andare che devo prima passare... Cioè che c'ho il dentista sul fuoco. Devo andare al dentista e poi c'ho anche una cosa a casa che ho lasciato sul fuoco. Quindi vabbè. Ciao bello, grazie. E non vuoi sapere perché io abbia deciso di raccontartene? Perché siamo amici, no? Perché... Io so che il... Che? Perché io so che tu non lo racconterai a nessuno. Ah, no, no, per carità, proprio muto come una tomba, proprio amici, siamo amici, quindi... Io sono sicurissimo. Ma però... Che tu non lo racconterai mai a nessuno. Guarda, ci puoi contare, proprio una cosa... Non può succedere, siamo troppo amici, figurati. Siamo amici e quindi non lo... Carmine. Sì. Che fine ha fatto quel tuo accendino Zippo argentato? Quello con le tue iniziali incise sopra. Quello che sempre rechi teco. Smarrito? Forse. L'hai trovato tu? Può darsi. Forse. Sì. Senti, Oreste, dopo quanto fa effetto il cianuro? Dopo circa 2 minuti. Ti si annebbia la vista. Ti tremano le gambe. Hai una fitta allo stomaco e te ne vai all'altro mondo. Stolto, l'hai dimenticato nel mio studio? Mi spieghi cosa stai facendo? Sto a fare stretching. Qui in casa mia? Sì, perché dove si fa stretching? In palestra, credo. Ah, in palestra. Ah, ci stanno proprio le palestre per fare stretch. Tu pensi che una vita che lo faccio un giro io, invece proprio sulle palestre che vai lì, paghi e fai stretch. Grazie per la dritta, adesso vado, mi iscrivo proprio, ho visto una palestra mentre venivo qui, proprio vado e mi iscrivo subito. Grazie, Cristo, no! Carmine! 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 Perdonami, Carmine! Io ti ho avvelenato! Ti ho preparato il cocktail martini con la grappa anziché col gin! Potrai mai perdonarmi? Oreste? Sì? Vaffanculo! Stia calmo, non si preoccupi. Non si muova, non si muova. Non si muova. Pronto?
Salve, dovete mandare un'ambulanza presto. C'è stato un ferito, un incidente in motorino. Sì, è via Enzo De Vecchis. Presto, Enzo De Vecchis. Come i vecchi, con la S però di Samura, sì. Enzo De Vecchis. E Enzo, non Renzo, Enzo. E come Empoli, N come nudo, Z come Zorro, O come Otranto. Enzo De Vecchis, sì. La V di Vispa. Vispa, come Allegra, Zilla, come la Vispa Teresa. Teresa, T di Taralluccio, e come... Empoli. E come Empoli, sì. Presto, che è ferito gravemente, dovete... Ferito. Ferito, F come feromone, E come edonismo, E come Empoli, D come druido. Druido, Domodossola. Come Domodossola, grazie. No, dicevo a lui. Presto, dovete mandare un'ambulanza qui a Enzo De Vecchis, che sta molto male, sta... No, niente. No, non importa, è morto. È morto, M come Modena, O come Otranto, R come Roma. Allora, una cosa molto importante, sì, che quando il cliente finisce di mangiare e poggia le posate, tu devi subito levare il piatto, è molto importante. Allora, sì, cosa devi fare? Sì. Quando il cliente finisce di mangiare, gli devo togliere il piatto. E quando? Quando poggia le posate. Bene, sì. È molto importante, eh? Era tanto tempo che desideravo averti a pranzo. Sì, anch'io era tanto tempo che aspettavo che tu me lo chiedessi. No, non abbiamo ancora terminato. No. Sì. Ho visto le posate. Sì, ma era per bere. Scusate. No, niente. Sì, era proprio tanto tempo che desideravo averti a pranzo un giorno. Sì, anch'io, era proprio tanto tempo che aspettavo che tu me lo chiedessi. Sì. Sì. Visto? Ma che cosa fa? Cosa fa? Io non lo so. Vorrei fare un brindisi a te. Perché è proprio tanto tempo che desideravo averti a pranzo. A pranzo, sì. Sì, anch'io era tanto tempo che aspettavo che tu me lo chiedessi. Insomma, mi dicevi che era tanto tempo che desideravo averti a pranzo. Ah, sì. Oh, il cuore! Il cuore? Oh, sto malino, respiro! Che facciamo? Oh, sto malissimo! Vuole un bicchiere d'acqua? No, non lo so! Sto meglio! Non ci posso credere. Cosa? Che tu sia qui. Perché è proprio tanto tempo che desideravo averti a pranzo. Forse non dovrei dirtelo, lo so. No, fatto bene. Salve. Si mangia bene qui? Sì. Sì, perché ho degli amici che mi hanno mandato in una scoperta per capire... Bene, si mangia bene allora. Si mangia bene. Allora vado fuori e glielo... Oh, devono essere rimasti agganciati i piatti. Allora, qui si mangia bene? Sì! Sì. Allora glielo dico, grazie. Sono proprio felice perché era davvero tanto che desideravo uscire a pranzo con te. No, scusate davvero, è che rischio di essere licenziato. Non li potete dare adesso?
Dagli, arriva. Grazie. Grazie. Ma figurati. Ma non ti preoccupare assolutamente. Se non puoi, non puoi. Dai, vorrà dire che usciremo un'altra sera. Non mancherà occasione, vedrai. D'accordo? Va bene, ti saluto, ciao. Ciao, sì. Peccato. Questa sera non mi andava proprio di rimanere da solo. Dottore? Sì? Questa è la lista dei porfidi da imballaggio che mi aveva chiesto. Grazie. Poi, se non c'è nient'altro da fare, io avrei finito, Andrei. Sì, 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 vada, vada. E un momento, signorina Squarcialupi. Mi scusi, ma... mi stavo chiedendo... dico, lei non ha mai pensato di togliersi gli occhiali e... sciogliersi i capelli? Mi scusi, è che ho lavorato molto intensamente quest'oggi e non so cosa mi sia preso. Mi scusi, può andare adesso? I suoi occhiali, ecco. Vada. Vada pure. Vada. Vada. Che sta a fare? C'ha la telecamera! La telecamera? La telecamera! Ma vedi lavorare invece di pensare alla telecamera. Pensa alla telecamera, lui pensa. Invece di... stiamo lavorando. Pensa pensa a ramazzare invece di pensare alla telecamera. Siamo qui per lavorare noi, non per fare i cosi. Nome? Giordano Bragaglia. Anni? 42. Professione? Attore. Cosa ha portato? Non mi chiede le esperienze teatrali? Ma è vero, mi scusi. Esperienze teatrali? 2 anni con la Compagnia del Mortaio di Pescasseroli e con la commedia Le prime muffe del melograno in autunno di Ferruccio Canarini. Cosa ha portato? E le esperienze cinematografiche? Ha ragione, mi scusi tanto. Esperienze cinematografiche? No, beh, non importa, grazie, può andare. Oggi non se ne esce, non se ne esce. Avanti un altro. Nome? Giordano Bragaglia. Anni? 42. Professione? Attore. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei? Prestigiatore. No, il nome intendo. Ah, Magic Sebastian. Il nome vero. Questo, Magic Sebastian. Il nome anagrafico, il nome vero tuo. Magic Sebastian. E che, qual è il nome d'arte? Luigi De Sanctis. Fuori. Grazie. Nome? Nicolò. E cosa fai, Nicolò? Io suono le tastiere e canto. Bene, cosa ci fai ascoltare? Io dico che suono le tastiere e canto, non è che sia proprio un cantante, è proprio cantantone. Va bene, cosa ci fai ascoltare? Sì. Perché uno dice suono le tastiere e canto, allora uno si immagina proprio un cantante tipo Sanremo, ecco. Vabbè, insomma, diciamo che interpreti. Ecco, interpreto. Perfetto, cosa ci fai sentire? New York, New York. Ah, bene. Ecco, proprio New York, perché uno dice suono le tastiere e canto, e dice allora immagina Frank Sinatra, questo canta proprio, invece... Abbiamo capito! Sì. Fai spazio. Sì.
spreading the news. I'm leaving today. Scusa, man. Sì? No, scusa, perché tu hai detto suono le tastiere e canto. Però l'ho detto, non è che sia questo cantante proprio. Ma lascia stare cantare. Sì. Lascia stare cantare. Le tastiere. Negato. Tastiere zero, mai suonate in vita mia. Fuori! Fuori! Buongiorno. Buongiorno. Nome? Gianni Palumbo. Che fa, prende in giro? Perché? Perché usa questa voce? È la mia voce. Lei che mestiere fa? L'attore. E me usa questa voce? Che voce dovrei usare, scusi? Beh, un'altra, diversa, tipo... Io sono Gianni Palumbo. Io sono Gianni Palumbo. Che fa, prende in giro? Ma vaffanculo. Buongiorno. Buongiorno. Nome? Come lui Celletti. Non ho capito, scusi. Come lui Celletti. Come lui? Come lui. E che nome è? È il mio nome, come lui. Nome d'arte? No, all'anagrafe proprio, come lui. E che, da dove nasce questo nome? Beh, è un nome che mi ha messo mio padre. Ah. Che lui è sempre stato un grande appassionato dei Beatles, e in particolare di Paul McCartney. Quindi quando sono nato ha deciso di chiamarmi come lui. Fuori! Allora ragazzi, un minuto soltanto, eh. Okay. Va bene, a dopo, a dopo. Dai, calmati, oh! Lo so, è sempre l'ansia da provino, è sempre così. Ma dai, l'ansia. Lo so, però sai che c'è che mi emoziono troppo, io con il regista e sbaglio. Hai visto prima, no? L'abbiamo fatta sì. Insieme, no? L'ho fatta bene, no? Poi appena arriva il regista la faccio con lui, sbaglio. Beh, stavolta una battuta, devi dire. Ho capito, che... mi emoziono con il regista. Proviamola, perché non torna, dai. Ok, proviamo. La proviamo un'altra volta. Okay. Io arrivo. Sì, vai. Senti Paolo. Claudio, ancora tu, maledetto! Ma che cosa fai? È stato Franco a telefonare a Sandra e da lì vado avanti. Quindi che ci vuole? Quindi tu dici... Senti Paolo. A Paolo io faccio... Claudio, ancora tu, maledetto! Ok, ok. Sì. Fatemela vedere, sì, dai. Sì, ecco. Senti Paolo. Claudio, bello, come stai? No, no! T'avevo detto. Sono io. È morto. No, no, non c'è stato bisogno perché si è suicidato. No, no, un momento. Come sarebbe a dire niente soldi? È morto, no? No, un momento. Il mio lavoro consisteva nel venire qui e farlo fuori. Allora, io fino a qui sono... Cioè, metà del lavoro l'ho fatto, quindi metà dei soldi... Metà dei soldi mi spettano di diritto perché... Ma no, mi lasci spiegare. Io sono venuto almeno fin... Pronto? Pronto? Allora sei vivo. Allora sei vivo. Svegliati, svegliati, non devi dormire. Non devi dormire. Voglio morire. No, no, vivere. No, che se dormi ti fa effetto il veleno, va in circolo, devi stare sveglio. Sveglio. Voglio morire. No, vivere.
Perché vivere è bello. La vita è brutta. No, la vita è bella. È tutto brutto. No, tutto è tutto brutto. Bello. Nella vita ci sono tante cose meravigliose. Che nella vita, nella vita ci sono, i coltelli, i pugnali, i lacci di seta, le pistole, i soldi, che altro c'è? Che c'è? La salute! No, la salute no. Come la salute no? No. Perché no? Guarda, sono gravemente malato. Ma scusa, tu non ti chiami Dickinson? Sì. E qui c'è scritto Paluaschi, Vladimir Paluaschi. E chi è? Che ne so, se non lo sai tu. Quindi non sono le mie lastre queste? Evidentemente no. Quindi non devo morire? Sì. Perché sì? Il veleno. Ah, è vero. Ho preso il veleno, è vero. Bisogna fare qualcosa, bisogna fare... Che posso fare? Vomitare, devi vomitare. Devo... Sì, perché se vomiti rigetti anche il veleno. Devo vomitare. Devi vomitare, devo vomitare, sì. Dai, vomitiamo, allora, vomitiamo. Esatto, vomitiamo. Ma tu chi sei, scusa? Io? Sono un killer. Un killer? E che ci fai? Sono venuto a farti fuori. Farmi fuori, perché? Sì, perché mi pagano. C'è un mandante che mi dà dei soldi perché io ti faccia fuori. Ma perché vuoi che vomiti? Perché se muori da solo e non ti uccido io, il mio mandante non mi dà un soldo. Ma chi ne frega lui che muoio io? Beh, è quello che ho detto anch'io. Prima gli ho telefonato, dico, è morto, si è suicidato. Ah, oh, no, ma dico, ma che ve ne frega se è morto o suicida? Cioè, è uguale, cioè, lui è morto. Ma che me frega a me, scusa? Ma che mi frega a me? Avanti, vomita! Io non vomito, non vomito. Non allora, vomito. Allora, muori da solo. Muori avvelenato, non sei mai morto avvelenato, eh? Non lo sai quello che succede? Che succede? Che ti vengono dei crampi orribili, cominci a torcerti tutto quanto in preda dei crampi e ti escono le orbite dagli occhi, tutta la bile che esce in una bava purulenta. Ma che schifo! E allora vomita, dai. Va bene, allora vomita, va, ho deciso. Oh. Va bene, vomita. Oh. Allora vado a vomitare. Dove? Qua sotto al vomitatoio condominiale, quello che sta proprio qui sotto. Ah. Quindi scendo giù, vado... E vomito e poi torno su, va. C'è il vomitatore. No, tu vomiti qui. No, ma vado, c'è fatto apposta. Tu vomiti qui. E lo paghiamo un sacco di soldi, il condominio. Vomita. Che ci vengono a vomitare tutta la Avanti, zona. Ti vomita. Io non vomito. Cos'è quella? Liquirizia. Liquirizia? Sì, quando sono nervoso sgranocchio sempre la liquirizia perché mi rilassa. Mi fa vomitare la liquirizia. Un pezzetto. No. Prendi un pezzetto. No. Dai, sgranocchiale un po'. No, non la prendo. Dai, perché le brucio tuo. No. Dai, un pezzettino di liquirizia, che cosa ti costa? È buona. Pensa, tu ne mangi un po'. Vomiti, io ti uccido e poi muori e ti giuro che con parte del ricavato... Io ti organizzo un favoloso funerale proprio bello con la carrozza nera e i cavalli bianchi coi pennacchi. Ma che mi frega dei pennacchi? Dai, ti prego. No. Un pezzettino. No. Un pezzettino di liquirizia perché le lucio tuo. Dai, Oscarino, ti prego. Oscarino. Chi è Oscarino? Tu. È il diminutivo, Oscar, Oscarino. No. Mi chiamo Frank. Frank Dickinson. Frank? E chi è Oscar Dickinson? Mio cugino. Mio cugino mi ha lasciato l'appartamento, lui è fuori in vacanza, mi ha detto perché non ci sei un po'. E quindi... qui, sono ospite suo. Ma quindi non sei Oscar Dickinson? No. Allora non sei la persona che devo uccidere? No. In tal caso toglierò il disturbo. Quindi non devo morire? Sì. No, perché? Il veleno. È vero, il veleno, sì. È il veleno. Dammi la liquirizia, dai. Dai, per favore, dai. Devo andare. No, un pezzettino. No, un pezzettino. Non si nega a nessuno un po' di liquirizia, dai. Per favore. Non è che la liquirizia la trovo così per strada, la devo andare a comprare, Ma dai, un pezzettino di liquirizia, no, veramente, solo... È troppo tardi. Ma che tardi? Ma che c'è un orario per la liquirizia? Ma che è te? Dai, su un pezzo, dai, per favore, dai. No, mi dispiace. Ti prego, guarda, ti faccio vedere. Guarda cosa ho ingerito. Guarda, leggi. Velenox. Questo è un veleno potentissimo. Muori tra gli spasmi in breve tempo. Guarda. Cosa hai ingerito tu? Velenox. Leggi bene. Mentine. Hai ingerito un tubetto di mentine. E c'è un tubetto simile a quello del... Un intero tubetto di mentine. E quindi non devo morire più? No. Ma è fantastico! Ma che bello! Che notizia fantastica! Accomodati pure, dai! Ma io devo andare. Ma no, ma per carità, festeggiamo, dai! Ma devo finire dei lavori. Ma stiamo qui un po' insieme, posso offrirti qualcosa?
non dovrei. Ma su che sono? Brandy, whisky? Whisky. Whisky. Non ce l'ho, whisky. Non ce l'ho il whisky. Non ce l'ho. Ho finito. Vabbè, allora il brandy. Vabbè, non c'ho nemmeno il brandy. Il cognac. Nemmeno. Lo sherry. Ho finito gli alcolici. Che te posso offrire? Che te posso offrire? Vino. Niente, non c'ho. Non c'ho alcolici zero. Aranciata. Che te posso offrire? Aranciata. Ecco, aranciata, Coca-Cola, non ce l'ho. Non ce l'ho. Che te posso offrire? Una limonata. Nemmeno. Che te posso offrire? Del pompillo. Niente, non c'ho. Una spermuta. Niente, non ho niente. Da bere proprio niente. Che te posso offrire? Dell'acqua. Acqua non è potabile. Non è potabile. Quindi nel frigo non ce l'ho. Quindi che te posso offrire? Una cosa da mangiare, uno snack. Un toast. Non ce l'ho. Un sandwich. Niente, non c'ho pane. Un tramezzino. Niente. Posso un rustico, una pizzetta. Non c'ho proprio niente. Che te posso offrire? Ma anche una cosa è dolce, un biscotto. Niente, che te posso offrire? Non ci sono. Non c'è proprio niente. Salatini, pistacchi, mandorle, cucina vuota. Pinoli, niente. Che te posso offrire? E un cioccolatino, una caramella, una mentina. Facciamo una mentina. Non è un gran festeggiamento. Però meglio che niente. Ecco qua. Ne prendo un po' pure io. Sono piccolissime, però. No, pensavo. Non avevi detto che avevi ingerito già tutte le mentine? Sì. E capirai. E quando la trovi? Ti dico che si trova. Sì, vabbè. Senti, rinunciamo, Claudio. Ah, ti dico che si vede. La vedo dura. Non ti dico che si vede. Te lo sto dicendo. Eccola! Ah. Hai visto? Uomo di poca fede. Meno male, va. Diamo una bella pettinatina ora. Ma che cosa fa? Ma non faccia pazzie. Si butti. No, la vita è bella. No, la vita è una merda, mi creda, si butti. No, la vita è bella, una moglie gamma e dei figli bellissimi. No, non pensi a loro. La prego, cerchi di non pensare a loro e si butti. Sono ricco, non mi manca niente. Ma cosa sono i soldi di fronte alla vita che è uno sfacelo? Mi dia retta, si butti. No. Io rientro, no, rientro. No, aspetti, facciamo rientro. Una cosa. Io adesso le do la mia mano, piano. Lei mi dà la sua e io la spingo di sotto. No, rientro. Aspetti, rientro. Ma ci sarà un motivo per cui valga la pena morire, no? No, la vita è bella. Ma non è vero, la vita è brutta. Allora, sa che le dico? Rientri. Sì, rientro, io rientro. Rientro. Sì, rientro. Vediamo se ne ha il coraggio. Ah, pensa che non ha il coraggio, No, secondo me lei non ha il coraggio di rientrare. Lei dice soltanto, ma non ne ha il coraggio. Ora le faccio vedere come rientro. Allora. No, lei non vuole rientrare. Lei vuole morire, almeno quanto io voglio che lei muoia. Ah, dice? E adesso le faccio vedere come rientro. No. Aspetti, allora aspetti, un attimo solo. Aspetti che le racconti una storia. La storia di un mio amico, Ernesto. È una storia vera, mi ascolti. Io avevo un amico che diceva di amare molto sua moglie e diceva che lei lo amava moltissimo. Si conoscevano da 20 anni e stavano sempre insieme, mattina, pomeriggio e sera, sempre insieme. Ah, lo vede che la vita è bella. No, aspetti, non è finita. Stavano sempre insieme, mattina, pomeriggio, sera e notte, tranne 2 ore. 2 ore al giorno in cui lei diceva di andare in palestra. E invece no, lei non andava in palestra. Lei in quelle 2 ore, per 20 anni, sistematicamente l'ha tradito con chiunque. Non è vero. È vero. Non è vero. Lo tradiva con chiunque. Non è vero. Con chiunque in quelle 2 ore. Mi guardi. Non è vero. Guardi me. Guardi me, sia concentrato. Lo tradiva in quelle 2 ore. E lui l'ha scoperto. E ha preso la corda e si è impiccato. Pausa, Sì, mi stavo proprio addormentando. Certo. Una bella sigaretta ci stava proprio adesso, Tu quant'è che hai smesso? Il 12 aprile fanno 2 anni, 2 anni esatti. Ma complimenti, eh. Io un mese? Quindi ancora. Ma sai che c'è? Mi manca giusto in certi momenti della giornata, devo dirti la verità, non sempre. No? Tipo, che ne so,
dopo cena, dopo pranzo, i momenti conviviali con gli amici, lì un po' mi manca. No, infatti pure a me. Mi manca il caffè dopo pranzo, quella che mi manca di più. Chi lo dici? Poi sì, un whisky. Ma quando fuma qualcuno vicino? Ti viene voglia, lo so, lì è dura. Però guarda, mano a mano. Certo, dei 2 anni. No, ma poi comunque innegabilmente ti senti meglio. Mm. No, ma respiri meglio, lo senti, sei più attivo, più sì, energico. Sì. Sai. Come no? Poi arriva il momento in cui dici basta. No, infatti. Ah, quasi le 4. Già le 4? Ti ricordi quando eravamo ragazzini, eh? Questa. Alle 4. Scattava. L'ora della pippetta. Ciao. Ciao. No, guarda, non cominciare, per favore, è tutto il giorno che siamo fuori. Siamo venuti anche al cinema stasera. Ve lo chiedo l'ultima volta e poi ve lo giuro, non ve lo chiedo più, per favore. Amore, è tardi, tardi, dobbiamo andare a dormire. Sì, forza, ma poi non dai. Si può fare sempre le stesse cose, dai. Per cortesia. Ma dai, ma non me l'hai promesso. Questo... Vabbè, dai, allora l'ultima volta e poi per questo mese siamo a posto però, eh. Vabbè. L'ultima volta, l'ultima va bene? Volta. Va bene. Ignoranti, cafoni, pronti, ti tiro una scarpa! Buongiorno. Buongiorno signora, mi dica. Salve. Vorrei 2 petti di pollo, grazie. Non ho capito, scusi. Dico, vorrei 2 petti di pollo, grazie. Credo che ci sia un equivoco, perché qui siamo in una merceria. Se me li tagli anche sottili, per favore. Perché sai, io e mia sorella abbiamo un po' di difficoltà nel masticare, quindi... Sì, signora, dicevo, questa è una merceria. No, la merceria non è una macelleria. Certo. Cioè noi vendiamo sigarette, rocchetti, bottoni, tagli di stoffa, capisco. Non abbiamo. Senta, ma è fresca la carne? Signora, io le ripeto, noi non vendiamo di queste cose, noi vendiamo roba da merceria, appunto. Senta, giovanotto, dei rocchetti. Mi lasci 2 petti di pollo. 2 etti e 10, li lascio? Li lasci. Quant'è? 5 euro. Capito? Vediamo reggiseni, slips, spilli, nastri, aghi, da lei cucina. Dice che è fresca, eh? Quindi no, io lo so, prossima volta deve andare in una macelleria, capito? Va bene, grazie. Prego, se le serve poi un taglio di stoffa, così viene da noi. Grazie. D'accordo, arrivederci. Facciamo domani allora. Ah, per me va bene, basta non troppo presto magari. Che perché... Non ci posso no, credere. Scusa ti richiamo. No. Virginia. Lillo. Virginia. Ma quant'è che non ti vedo. Che piacere, è una vita che non ci vediamo. Ma come sono contenta, come stai? Ma ti trovo benissimo, ti grazie, trovo. Grazie, anche tu stai benissimo. Grazie, Virginia. Mamma mia, Lillo, ma è tantissimo che sì, non ci vediamo. Più di 2 anni. Più di 2 anni, sicuro. Senti, ma che combini, dimmi. E niente, mi sono sposata. No. Sì. Ti sei sposata? Sì, l'ho conosciuta in un villaggio turistico. Ma dai. E tu, sempre con Luisa? Sì, sì, io convivo con lei. Ma l'hai sposata? Ma no. Ancora no. Vabbè, ma dai, ma noi stiamo bene così, conviviamo, un bel furbo, insomma, stai benissimo. Tutto ok. Senti, che fai? Vai di fretta o tempo per una scopata? Guarda, e dovrebbe arrivare il mio marito fra pochissimo, perché volevamo andare al cinema, però guarda, laggiù c'è un bar, vediamo se è libero il bagno, magari facciamo una sveltina, che dici? Perché no? Oh, ti piace sempre scopare? Sì, sì, sono un po' appassionato, sì. Non sei cambiato per niente, mi fa piacere. Ecco Claudio. Amore.
Ciao tesoro. Lui è Lillo. Un mio amico. Lui è Claudio. Tuo marito. Sì. Tuo marito. Complimenti. Grazie. Eh sì, niente, parlavamo di scopate. Non parli d'altro. Le faccio pure però. Certo, non parlo soltanto, dai. No, infatti, non si pensava di fare una sveltina qua nel bar, nella toilette del bar, però. Ma che perdiamo il cinema, che dici? Sì. Allora no, cioè non voglio mettervi in difficoltà. Lo so, però ormai ci avevo fatto la bocca. No, ragazzi, però se ci avete un altro. Ma noi possiamo scopare un altro giorno, non è no, che. Ma se già andassimo al secondo spettacolo, vorreste farvi la scopata adesso. Ho capito, ma noi stiamo lì a scopare. Ma magari avete pianificato tutto. Ma stai in macchina, faccio una pipa in macchina. Ma no, dai, lasciamo perdere. No, ho un'idea migliore. Facciamo così, andiamo tutti a casa mia, Lucia sarà contentissima di conoscere tuo marito perché lei adora gli uomini alti. E passiamo la serata da me, dato il cinema può aspettare, no? Che dici? Ti va, tesoro? Stasera? Stasera scopata e domani facciamo pizza cinema. Ok. Va bene. Andiamo, tesoro. D'accordo. Eccoci qua, questo è il salottino. Carino. Prego, accomodatevi pure, dai. Grazie. Luisa. Un momento che la chiamo, eh. Sì. Niente, sta scopando con l'idraulico. Ah, mannaggia, volevo presentarle Claudio. Glielo presentiamo, che problema c'è? Vieni Claudio, dai che no. Ti presento. Perché? Disturbiamo. Ma che disturbi? Vieni! Ma dai! Tesoro, è mia moglie, la conosco, no? Dai! No, per modello. Tranquillo, vieni. Che ti avevo detto? Cosa? Che Luisa adora gli uomini alti. E quindi è rimasto a scopare anche Claudio. Cioè, scoperanno in tre? In tre, infatti. Ma che carini! È così. Senti, che mi offri? E ti offro un caffettino? Caffettino, dai. Chiamo il bar. No, se devi chiamare il bar, no, dai, Lillo, no, uguale. No, chiamo il bar perché fa un caffè buonissimo, mentre invece lo sai, io sono negato. Mi ricordo. Pronto, Danilo? Ciao, sono Lillo. Senti, sì, devo ordinarti dei caffè, un momento che mi informo quanti e soprattutto quali. Allora, io lo prendo normale. Normale, Claudio? Claudio, lo vuoi il caffè? Sì, grazie. Come lo prendi? Normale. Normale. Aspetta che sento anche l'idraulico, signora Stolfi. Signora Stolfi, lo prende il caffè? Sì. E come? Macchiato caldo. Macchiato caldo. Ho capito, macchiato caldo. Allora, quindi c'è cioè un macchiato caldo, due normali e un decaffeinato. Va bene? Grazie Danilo. Ciao, tra poco. Ciao. Macchiato caldo. Allora. Insomma. Eccoci qua. Allora. Mannaggia la miseria. Senti. Stai benissimo comunque. Che facciamo? Vogliamo fare la scopatina? Aspettare il caffè. Dopo il caffè. Meglio, sì. Aspettare il caffè. Scusate, sì. Posso usare questo frustino che ho trovato di là sul comò? Sì, certo. Sì. Cioè non è che non ci meglio posso. No, sta lì apposta. Luisa è una burcuna. Lo so. Allora, ciao amore. Ciao. Ma insomma, allora, tu lavori sempre al ministero? Ministero? Ma no, vabbè, ma sto bene. Certo, non è proprio il massimo, non è tutta vita, ecco. Però non mi lamento, dai. No, scusate sempre. Avete un preservativo? Ah sì, ce l'ho io. Ce l'ho in borsa. Ah. Allora, eccoli qua. Ce l'ho soltanto due. Ti dispiace se uno lo tengo per me e Lillo che dopo il caffè scopiamo? Sì, vabbè, lo faccio abbastanza. Ok. Vabbè. Tengo per noi, eh? Lo so. Ah, ecco, è arrivato Danilo. Vai Danilo. Salve, eccoci qua. Salve. Quattro caffè. Allora, il decaffeinato è questo qui. Perfetto, è quello normale per lei? Questo qua. Questo qui, e gli altri due li porti in camera da Luisa. Ah, di là. Sì, di là. Vabbè, con permesso. Stanno scopando di là. Bene. Ok. Ecco. Senti solo il profumo. È vero, verissimo. Fantastico. Macchiato! È una miscela che è colombiana. Le portano a poco, credo neanche si trovi in tu ormai sempre al bar, ma sempre al bar, sempre. Ecco. Con permesso, dai, caffè a posto, ho approfittato un attimo, mi sono fatto una scopatina volante. È fatto bene, non ho potuto purtroppo intrattenermi perché c'ho il bar scoperto di sotto. Non ti sei neanche spogliato? No, non è stato possibile perché c'ho il bar scoperto sotto, quindi io andrei e allora per i caffè segniamo un po'. Segniamo come al solito. Vabbè. Ciao Danilo, ciao, grazie. Comunque, come casa... Sempre io. La cucina? È di là. Dicevo, come casa... No, come casa come va bene. Struttura va bene. Infatti. No, dico, carina è... Ma
Niente, non c'è. Eh no, finito. Finito. Volevamo far spennellare. Vabbè, vabbè. Insomma, trovo veramente bene. Grazie. Stai no, beh, sono stata. No, perché. Dicevo, sono stata in palestra per un periodo, sì. Anche perché mi scarica anche mentalmente. No, ma si vede, sei allenata. Cioè, poi sei fresca, c'è cioè un bel colore di banana. Invece un bel tu? Colore di pelle, grazie. Di carnagione. Senti, la casa in campagna ce l'hai sempre? Sì, la casa in campagna ce l'ho, però la sto facendo ristrutturare, come ci facevamo le orge. Ti ricordi? Sì, sì, ma guarda. Si è rotto tutto, pavimento, elettrico. Vabbè, la forza di orge. Insomma. Ah, ecco qua. Già fatto? Sì. No, bella scopata, è venuto quasi subito. Ah, vabbè. Cioè, come sei venuto quasi subito? Può capitare. Certo può capitare. Sì, può capitare, però non può capitare con le persone che presento io, che fanno delle figure terribili. No. Può capitare, cioè, è una cosa che capita. Non capita mai. Capita, ma capita quando ti va, cioè capita sempre ultimamente. No, vabbè, ma scusa, ma non so, mi vuoi mortificare di fronte a Lillo, ci siamo appena conosciuti. Ma non è che ti voglio mortificare, ma ti sembra normale, presento una persona, arriva e viene subito. Ho capito, ma lui si c'ha pure i traumi, non è che c'è, lei c'è solo Claudio, dai, no, va bene. Ma scusa, a me queste cose mi fanno incazzare. No, fai due fatiche, va bene. No, Claudio. No, questo ma no. Pretende di aver ragione, no, pretende di aver no, ragione. Allora ho tolto. Ragazzi, no, vieni subito, c'hai ragione. Ma quando capita? È capitato oggi, quando capita? Una volta può capitare. Ma è possibile? Comunque ha goduto, diglielo un po', vaglielo a chiedere. Ma non mi frega niente, non glielo voglio chiedere, ma non ti rendi conto? Ragazzi, ci facciamo una scopata tutte e tre così ci calmiamo. Dai, veramente. No, non mi va più, basta. No, io non capisco, cioè perché litigare? Ma perché litigare? Guarda, facciamo una cosa, andiamo Claudio, perché abbiamo rovinato tutto il pomeriggio di Lillo. Vai da sola, io con te non ci vengo, vai da sola. Hai rovinato l'atmosfera, vai via da sola. Bene, allora vado io. No, ma mi spiace. Ciao Lillo, grazie. Mannaggia, Claudio, mi dispiace tanto. No, a me dispiace. Dai, accomodati, siedi. A me dispiace, dai, perché queste figure... Dai. Ma che le figure, dai. Non sono una figura, dai, figurati. No, perché non... Dai, calma adesso, calma, dai. No, è che non si agisce così. Va bene, dai. È tipico delle coppie. Mi dispiace che appunto ci siamo appena conosciuti e... Non ti credere, pure io con Luisa stessa cosa, litighiamo spessissimo. È un po' di tempo che va avanti così. Litighiamo un giorno sì e l'altro pure. È un periodo, magari passa. Dai, calmo, dai, buono. Ti posso offrire qualcosa? No, grazie. Caffè? No, sto a posto. Una cosa fresca, una lanciata la birra, che dici? Un po' d'acqua anche, volendo. No. Niente, non ti va niente proprio? Sto bene. Senti, sei anche gay tu? Sì, ma sto bene, davvero. No, sì. Non fare complimenti, Lo dico, se vuoi, tranquillo proprio. Non ti devi sentire obbligato perché... Mi fa piacere, lo direi se no. Tranquillo. Non è pro forma? Non è pro forma, no. Allora, volentieri. Ciao Brozzo. Ciao. Come stai? Bene. Mi sembri un po' nervoso. Ma un po'. E come mai? Beh, perché stamattina ho aperto la finestra e ho visto il mare. E beh, non è bello? Beh, no, la sera prima non c'era. Brozzo, tu sei il ragazzo più divertente che io abbia mai incontrato. Scommetto che lo dici a tutti. No, io non vado in giro a dire a tutti che tu sei il ragazzo più divertente che io abbia mai incontrato. Allora sei stata a scuola oggi? Purtroppo sì. Perché purtroppo non hai detto che ti piace andarci? Beh, mi piace andare a scuola, anche tornare. Non mi piace stare 5 ore lì. E la maestra cosa ti ha detto? Beh, la maestra ha detto che... E tu cosa le hai risposto? Ma quindi non avevi studiato, Brozzo? Pronto? Ma come? Ciao. Hai detto che ti piace tanto studiare? Sto facendo le prove, sì. Non ti piace studiare la geografia? Capito. Hai detto che ti piacciono gli animali. L'appuntamento era alle 7, no? Quali animali? Scusa un attimo. A me per esempio più... Era alle 7 l'appuntamento. Sono 7:20. Okay. Ma arrivo, sì. Ok, mi preparo e arrivo, va bene. Insomma, Claudio, alla grande, il lavoro va a gonfie vele.
Veramente contratti su contratti, un periodo stupendo. La salute poi, mi sveglio la mattina pieno di energia, di forza, voglia di fare, che bello, guarda. Ma poi con Tiziana ci siamo innamorati di nuovo, dopo tanti anni di crisi, eh? Adesso siamo due fidanzatini. Veramente un gran bel periodo, bello, bello, bello. Io non ti vedo bene. Beh, a dirla tutta, il lavoro non è che va proprio al massimo. Insomma, qualche problema ce l'ho. Però vabbè, dai, la vita è così, insomma, ma contento, ecco. Non ti vedo bene per niente. No. Eh no, problemi seri. 5 mesi che non chiudo un contratto, questa è la verità. Non ho più soldi, sto andando avanti a prestiti. Ma quanto può durare? Quanto può durare? Non ti vedo bene. Non mi vedi bene, no. Tiziana mi ha lasciato. Mi ha lasciato Claudio dopo 5 anni, ha detto che sono un fallito. Sto da solo, se n'è andata, capito? Sto senza una lira, senza lavoro, senza una donna. Un periodo orrendo, ecco, che è, dirla tutta. Eh sì, infatti, io tra l'altro sto male, non dormo più la notte. Mi sveglio con l'ansia, con respiro affannosamente, il cuore, la tachicardia. Non ti dico, guarda, non sto 4 giorni che non chiudo occhio, sto tutto gonfio, non mi posso guardare allo specchio. Sono una persona orrendo, mi vedo orrendo. Io sto male. Anche adesso, vedi, non respiro, Claudio. Oddio, posso andare in cucina a prendere un po' d'acqua, per favore? Sì, non, sì. Non respiro, vedi. Sì, pronto, buonasera, sono Claudio Gregori, Ottica Ficini, sì, ecco, e sono venuto questa mattina a ritirare un paio di occhiali da vista, e per, sì, esatto, sono io, ecco, e no, non lo so, non vanno bene, no, è perché non vedo bene per niente io. Io adesso sono a casa con un mio amico che è seduto proprio vicino a me e io non lo vedo bene per niente, vedo tutto, lo vedo sfocato, lo vedo appannato, i contorni sono appannati, ecco. Non so adesso il problema qual è, i punti focali, non me ne intendo, però sì, io ho ancora il vecchio paio d'occhiali, sì. Infatti sì, indosso quelli e poi domani mattina io passerei a riportarveli così. Va bene, d'accordo, la ringrazio molto. Ok, a domani, salve. Vedi, sì. Ecco qua. Oh, ora ti vedo bene. Vedi? È che avevo bisogno di sfogarmi, dovevo sfogarmi. Uno cerca sempre di tenersi tutto dentro, di non far vedere agli altri che stai male. Invece a un amico bisogna dirlo. Sto male, mi sono liberato, sto... Certo, non benissimo, eh. Vabbè, cioè, ci vuole anche un po' di tempo. Salve, sono il dottore Croidi. Salve, dottore. Suo marito? È di là. Venga, l'accompagno. Venga. Venga, dottore. Salve. Che cos'è esattamente? Niente, da stamattina non si sente bene. Eh sì, fino a mattina, ok. Poi da qui un po' ho cominciato questi sintomi. Vede, non si sente bene per niente. Ecco, adesso non si sente più. Ah, bello! Che te vuoi divertire un paio d'ore? Veramente divertente. Pensi che me l'ha consigliato una prostituta? Troppo forte.
Ugo! Ciao Raimondo, come stai? Ma che fai da queste parti? Niente, sai, niente, ma stavo appunto da queste parti e ho pensato quasi quasi vado a vedere che combina Raimondo e quindi... È tantissimo che non ci quasi 2 anni, credo. Entra, entra, comodo. Grazie. Vuoi lasciare... toglierti i pantaloni e lasciarli fuori? Come, scusa? Dico, vuoi toglierti i pantaloni e lasciarli fuori? I pantaloni? Li tieni indosso? Scusate. Sì. Niente, io il lavoro ho finito, magari passo domani per controllare l'antenna, allora. Ah, va bene, grazie. Arrivederci. Salve. Salve. Accomodati, vieni. Sì. Vieni, vieni. Sì, accomodati. No, scusa, lo dicevo, l'operaio, il tecnico lì... Tecnico TV, stava in mutande. Tecnico TV. Dico, stava in mutande. Ripara il televisore. Sì, dico, ha lasciato fuori i pantaloni. Vieni, accomodati. Sì. Eccoci qui in casa. Ecco qua. Sì, dove vuoi, accomodati sì. Dove vuoi. Ok. Dove? Ecco qui. Accomodati. Siediti. Lì? Cioè mi siedo lì? Sì. O preferisci la sedia? La sedia. Ah, sì, la sedia. Non sei l'unico, hai anche altri. Anche altri. Insomma. Sì. Senti, ma come mai hai piazzato questa sedia qui al centro della stanza? Ma soprattutto perché è tutto abbassato, le serrande abbassate? Le serrande abbassate. Quando fuori il giorno. Eh sì, fuori il giorno, invece le serrande abbassate. Dico, come mai, visto che... Invece le serrande sono abbassate. Ma come... Vuoi qualcosa da bere? Non ti ho offerto ancora grazie, nulla. Grazie. Sì. Tieni. Bevo... Sì. Bevo... Che c'è dentro? Acqua. L'acqua dei fiori? Sì. La bevo questa? Sì. No, ma io non intendevo acqua, no sete. Quando ho detto di sì, quando mi hai chiesto se volevo qualcosa da bere, ho detto sì perché... Immaginavo che mi offrissi qualcosa tipo alcol. Alcol! Eccolo. Non fa niente, non fa niente, è bene così. Bene così, sicuro? Sì, sì. E insomma, 2 anni. 2 anni che non ci si vede. 2 anni. 2 anni che non ci vediamo, incredibile. Ah. E beh, io qui ho cambiato tutto, hai visto? Bello. Ti piace? Bello, mi piace molto. Davvero? Sì, sì, bello. Ah, sono contento. Arredata con gusto. Sì, un po' forse troppi oggetti così. No, beh, però sono belli, sono caratteristici. Molto bella quella cornice. La trovi bella? Eh sì, d'argento, no? Sì, molto bella. È tua, tieni. Vabbè, non fa niente. Dai, regalo, no, ci tengo. No, ma non sei... bella? È tua. Sì. Dai, tua. Va bene, grazie allora. Prego. Grazie. Vabbè, allora l'appoggio lì così dopo. No, è tua, è proprio tua. Sì, dico, la prendo dopo, l'appoggio lì. No, è proprio tua, tieni. Mia. D'altra parte poi è l'unica cosa che ti piace qui dentro. Ma è vero che l'unica cosa che mi piace qui dentro, tante cose che mi piacciono. Ma sì. Davvero? Certo. E che altro ti piace? Che no, tante cose, no, il candelabro. Il candelabro? Ti piace? Tieni, è tuo. No, non fa niente. No, ma ci tengo. No, veramente, credi? Ti piace? È bello? È molto bello. Ma posso poggiarlo lì e magari lo prendo dopo? No, tieni, è mio. Tuo, proprio tuo. È mio proprio. D'altra parte sono le uniche cose che ti piacciono qui dentro. Eh sì, proprio le uniche. Purtroppo il resto mi fa schifo, proprio tutto brutto. Davvero? Lo so. Dici sul serio? Eh sì, è brutto proprio tutto, non mi piace niente. Non ti piace null'altro? No, mi spiace. Niente di... neanche quella pianta. No, poi quella è proprio orribile. Non la metterei mai a casa mia una pianta così. Io. La trovi brutta. È bruttissima, mi spiace, ma quella proprio. La trovi brutta. La trovi brutta. No. Oh. La trovi brutta. Oh. Ma che ci fai con questa roba in mano? Con questa? Me l'hai regalata tu? Te l'ho regalata. Che hai paura che me la riprenda? No, vabbè, che te l'ho regalata ormai è tua, scusa, appoggia. Non stai scomodo. Quello che dicevo pure prima. Guarda che sei strano. Ma sei sempre stato un po' bislacco tu. Infatti. Sempre stato un po' così, mi ricordo anche... Che? Che cos'è quell'espressione? Che espressione? Non mi inganni. Che c'è? Non mi nascondi nulla. Cosa ti devo... Perché? Che c'ho? Sì. Tu vorresti nascondermi un segreto. Tu mi nascondi un segreto. Ma che ti nascondono? Tu mi nascondi un segreto, ma io ti ho capito. Chi si leggo attraverso? Tu fai l'amore con le pecore, eh? Ma che dici? Dovinato? Ma che indovinato? Ma che stai dicendo? A me non la fai, eh? Io ti leggo dentro. Pecore o capre? Ma nessuna delle due! Pecore ma o le capre? Ma cosa dici? Ma che cosa? Oh, che? Oh, mi sono... Mi stavo dimenticando, scusa. Oh, scusami, prendi. Prendine una, sono buone. Ma sono carte? Sì, prendine una. Prendi una carta? Prendi. Tu tienila. La devo guardare? Che devo? Sì. E che faccio? Tua. Ah, è mia? Sì. Ah, me l'ha regalata pure qui. Metto tutto. Non si rivedrà più. Quant'è che non ci vediamo? Dico 2 anni, sì, 2 anni che non ci vediamo. Dal giorno del mio compleanno. Dal giorno del tuo compleanno, il 27 agosto, sì, mi ricordo benissimo. Sì. Ti regalo delle mele, sì. No,
Sì, sì. Che cosa hai fatto in questi due anni? Racconta. Tante cose, che ne so. Racconta, racconta. Vabbè, mi sono fidanzato, poi ho cambiato lavoro. Cambiato. 28 agosto sei fidanzato e hai cambiato lavoro? Ma che 28 agosto? Dico, in questi due anni mi sono fidanzato. Andiamo con ordine. 27 agosto ci siamo visti. 28 agosto cosa hai fatto? Non me lo ricordo. 29? Nemmeno. 30 agosto? Non lo so. 31? 2 settembre? Nemmeno. 3 settembre? Non mi ricordo. 4 settembre? Ti giuro, 5 proprio. 5 settembre? Proprio, ma 6 settembre? Proprio. 7 settembre? Non lo so. 8? Che? Ma che cos'hai lì? Dove? Qui? Che cos'hai? È una carta. Ma cosa ci fai? L'otto di fiori? L'otto di fiori, ma. È la carta che ho preso prima. Ma che cosa? Riponila, presto. Riponila qui. Ma me l'hai data tu, me l'hai data. Riponila. No. Come ho fatto a non pensarci prima? Tu sei l'eletto. Che so io? L'eletto. Presto, presto, inginocchiati. Inginocchiati. Che? L'iniziazione. Che? Alza, alzala. Come? Alza l'otto di fiori. Ecco, tienilo con i pollici, alzalo. Ecco. Così, ripeti con me. Bevi otto di fiori, Clemens. Mi direvo otto di fiori, Budokaku. Ecco. Ora sei l'eletto. L'otto di fiori, custodiscilo. Ripollo. Lo ripollo. Qui. Adesso. Cosa? Procediamo con le virazioni. Le virazioni? Ma che virazione? Che è? Devi essere purificato completamente. Ma che mi fai le virazioni? Che? Sì, perché così sarai fedele all'otto di fiori. No, pulito. No, no, sto bene così io. No, 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 lascia stare. Devi essere fedele all'otto di fiori. Ma io sono fedele uguale, non è. Pulito. Purificato. No, ti dico che so. Guarda, ecco, hai ragione. Hai ragione, guarda. Le mani zozze. C'ho le mani zozze, luride. Guarda. Le devo lavare, sennò come faccio a purificarmi senza quelle mani zozze? Lavale. Vado a lavare al bagno. E poi dopo ti viro. Poi mi viri. Vado al bagno, lavo le mani, torno e mi viri. E ti viro. Va bene, vado. Vai al bagno, eletto. Lotto di fiori. Ma vaffanculo, va. Ma è l'eletto! È l'eletto! È l'eletto! È l'eletto! Fate la caduta di Grillo! Tante cose di Grillo! Da qua? Due, uno B prima. Ho tanta voglia di fare. Ma poi il rapporto con Tiziana, non ti dico, guarda, eri come arrivare a prendere. Due di seconda. Non avevi battuto Chuck? Motore partito, Chuck. 9-2 la prima. Azione. No, prendete, ride tutti, ma ride proprio. I'm waiting. 10-1 a prima. Due, C seconda. Buona!
Ciao, sì, Danilo, sono Lillo. Sì, senti, ci porti 4 caffè? Beh, quanti? Sì, sì. Non lo so, io lo prendo normale. Claudio lo prende? Claudio, tu lo prendi il caffè? Sì, sì. Come lo vuoi? Normale. Normale. Beh, sentiamo l'idraulico pure. Signora Stolfi, lo prende il caffè? Signora Stolfi? Sì, ma macchiato caldo. Macchiato caldo. Scusate. Macchiato caldo. Signora Stolfi, lei lo prende? Signora sì, Stolfi? Sì, macchiato caldo. Allora, sono... Macchiato caldo. Pronto, Danilo? Ciao, sono Lillo. Senti, aspetta, scusa, un po' dei caffè, però adesso ti dico meglio. Io normale. Normale? Te chiedo, Claudio lo prende? Claudio, lo vuoi il caffè? Sì. Come? Normale. Normale, normale, quindi... è due normali. Aspetta, ma va, fa culo.